Seconda parte. È interessante l'inizio della battuta 13. Quel mi. Telemann, con molta nonchalance, fa un mi alto. Invece ci voleva un mi basso. Mi, perché... Si, la... Okay. Si, la, sol, fa, mi. Invece, si, la, sol, fa, mi. Strano, però il flauto finiva, ho dovuto farlo. Qui distinguere bene i bicordi e la melodia. Bassi forti. Qui i bassi continuano. Anche se le note alte sembrano finire. Questa è una cadenza perfetta. Un basso di cadenza. Fa, sol, la, si, do, la, si, do, fa. Non è obbligatorio fare un rallentando. Non mi ricordo se l'idea di Bruegel può darsi, comunque io lo faccio, anche perché mi piace che le ultime tre note anticipino ciò che viene dopo. Rifacciamo un attimo a velocità giusta da 13. Con un flauto di legno si riesce a fare da battuta 13 a battuta 17. Con un flauto di plastica no, mangia più aria. O forse oppone meno resistenza al soffio. Per cui il flauto di legno oppone resistenza, per cui 3 litri di aria fatica a uscire quest'aria e vai avanti per un sacco di battute. Il flauto di plastica invece esce con facilità, riprovo. Sì, era solo un fatto di pigrizia. Spazio per molte cose. Lì, mamma, quanto è difficile. Non so perché. Note basse, c'è un tranello là sotto, ma è molto difficile farlo giusto. Allora, andiamo lentamente e fraseggiamo. È uguale all'inizio.
differenza. Pom pom po, pom pom po. Legale tutte e tre, il mi potrebbe non venire. È meglio fare tu tu. Accelerare e ritardare. È tanto difficile. La difficoltà di questo pezzo è espressiva, tecnica e anche un po' come dire psicologica. È difficile concentrarsi e ricordarsi tutto. È difficile mettere le idee giuste, avere un bel suono, essere espressivi e nello stesso tempo essere veloci. Perché è veloce? A me non viene quasi mai giusto questo qua. Uffa. Con un flauto di legno si riesce a fare da 27 alla fine, con un flauto di plastica è un pochino più difficile. È molto importante quelle poche note basse che siano boom, per esempio alla fine di battuta 25. E anche alla battuta 31. Sentite questo basso. Ciò che segue è un vero strano come pezzo. È un po' complicato. Il passaggio tra 11 e 12 va studiato a parte perché è difficile. Conviene studiarlo, come ho detto per l'altro pezzo, una nota a coppie. Poi tre per volta. Questo è difficile. C'è qualcosa. Quando un passaggio è difficile e coinvolge le due mani, potete anche studiarle separatamente. La mano destra in questo caso deve fare, indipendentemente dalla sinistra, ta, ta, dunque ta, ta, possiamo studiare questo passaggio da solo. Se non viene da solo, figurarsi con l'altra mano. A me viene così così. E poi c'è. E poi quattro note. Mi, sol, si, fa. Poi. C'è di che studiare. Il pezzo è bello, è divertente, si presta a molte interpretazioni. Si possono legare. Una tarantella. E se si voglia di giocare, nel ritornello si può fare il contrario. Oppure si può giocare direttamente con questi due. Vado lentamente.
Rileghiamo solamente le note per grado congiunto e non i salti di terza. Beh, sì, si possono legare i salti di terza quando sono in un arpeggio. Ma non quando dopo c'è un grado congiunto. È un bel gioco. In velocità l'effetto è molto carino. Per quanto riguarda la battuta 15-14, è un vero enigma. C'è scritto: ma una sincope che non si trova mai. Si trova sempre la sincope diversa, prima nota nera, seconda croma legata a una nera. Non dico in questo, dico nella musica antica, nella musica barocca. Uffa, ho sbagliato riga. Se dovessi fare una sincope, io farei così. E non farei. È innaturale, specialmente in velocità. Sembra un'altra cosa, sembra un battere strano. Anni fa io suonavo sempre la sincope nel secondo modo, quello più naturale. Rifaccio. Adesso mi sto abituando a farla nel primo modo. È un po' strano, ma non è quello che ho scritto e non è poi tanto brutto. Non la faccio sempre veramente così, a volte la faccio una via di mezzo. Può darsi che sia un difetto del mio modo di suonare. Penso che sia meglio scegliere una delle due soluzioni. Questa era fatta nel modo come è scritto. 14 minuti, vabbè, facciamo un'altra volta. Ognuno scelga quel che preferisce. Bye bye.